Oggi è la solennità dell'ascensione del Signore ed è in questa occasione che si fa anche questo rito verso il mare che noi chiamiamo appunto lo sposalizio del mare. Per noi è ormai la conclusione del tempo di Pasqua, è ancora una solennità di gioia, chiamiamo quindi i nostri fedeli a cantare l'alleluia e a rallegrarsi per la risurrezione del Signore, anche se siamo in un tempo molto difficile dove stanno succedendo cose molto negative, soprattutto penso alle guerre, non solo quella più presente sui nostri schermi, ma anche tutte le altre, ed è proprio per questo motivo che noi oggi pregheremo, perché il Signore ci doni non solo la pace in generale, ma ci doni uomini capaci di operare per la giustizia e per la pace. Eccellenza, lei ci ha ricordato essere vero questa giornata dell'ascensione, l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo che dopo la morte, la resurrezione, ascende al cielo. Però facciamo un po' di chiarezza, eccellenza, per i nostri fedeli telespettatori. Non è un'ascensione fisica, il corpo materiale. Sì, naturalmente stiamo parlando di un mistero della fede, cioè qual è il senso di queste descrizioni che si trovano nel Vangelo di Luca, li leggeremo anche nella Messa, ma il senso è che si conclude il periodo della vita di Gesù risorto qui sulla terra, e da questo momento sarà lo Spirito Santo il protagonista del cammino della Chiesa, ma significa che Dio non ci abbandona, ma la sua presenza è in forma diversa rispetto a quella di Gesù di Nazaret. E questa festività, eccellenza, viene celebrata da tutto il cristianesimo, magari gli ortodossi in una settimana diversa, però il principio, la festa, la festività, il ricordo è unico per tutto il cristianesimo. Sì, sì, sì. L'ascensione è un mistero strettamente legato alla Pasqua. Gli orientali lo ricordano più legato proprio al tema della Pasqua, ma anche per noi è una festa che ci permette di ritornare sul tema pasquale e sulla risurrezione di Gesù. Comunque un annuncio importante da fare anche oggi, perché la fede nella risurrezione dell'uomo, corpo e anima, e della sua vita eterna non è un tema scontato, è un tema importante. Grazie eccellenza. Don Pier Laurent Cabantus ci deve aiutare, perché io dirò durante la diretta cosa successe dal 1445, però lo sposalizio del mare, Don Pier. Lo sposalizio del mare nasce, come ho avuto già modo di dire, mi fa piacere questo, da un atto di fede. L'atto di fede che il vescovo di allora, Pietro Barbo, che poi diventò Papa Paolo II, fece tornando da Venezia. Il mare era in tempesta e lui pregò il Signore di calmare la tempesta e offrì in offerta come dono il suo anello episcopale. Il mare si placò. Tutto l'equipaggio della barca arrivò in salvo a Cervia e chiedo scusa, niente, siamo in diretta. Tutto l'equipaggio della barca arrivò in salvo a Cervia e fece voto Pietro Barbo di ripetere ogni anno nel giorno dell'ascensione, perché questo accadde nel giorno dell'ascensione, di ripetere questo voto, questo gesto dello sposalizio con il mare. E la cosa bella è che da 578 anni Cervia non ha mai interrotto, nemmeno nel periodo della pandemia, seppur in maniera ristretta. No, prima di tutto neppure nei periodi delle guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, e neanche nel periodo della pandemia, seppur in forma ridotta, con tutte le cautele che ovviamente erano necessarie data la pandemia, però neanche in questi ultimi due anni si è interrotta. Però finalmente quest'anno ritorniamo in grande spolvero. Don Laurent, però oggi sì. Noi siamo, come si fa tutti gli anni nella celebrazione prima dell'anello e poi dell'ascensione,
Siamo nella chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, nella sua chiesa, nella concattedrale dell'Arcidiocesi. Dell'Arcidiocesi, sì, questa chiesa fu eretta insieme a Cervia Nuova, quando è stata ricostruita la città di Cervia agli inizi del Settecento. Questa chiesa, a dire la verità, la costruzione è iniziata nel 1698 e la prima messa fu celebrata qui l'8 dicembre del 1702. È vero anche che però è stata consacrata poi solo un secolo dopo, a causa delle vicende storiche, da un grande vescovo di Cervia che fu Bonaventura Gazzola. Questo vescovo di Cervia fu lui che permise la liberazione di Papa Pio VII dalle carceri napoleoniche a Gaeta. Infatti Pio VII venne a Cervia per ringraziare Bonaventura Gazzola per tutto il suo intervento. Stiamo camminando sulla storia. Dopo. Sì, stiamo camminando sulla storia, per dire che comunque questa piccola città vanta una storia veramente preziosa. Grazie Don Pier. Adesso dalle autorità religiose, dal sacro, arriviamo alle comunità civili, che sono molto importanti per questa festa, che è l'Ascensione da una parte, ma è quello dello Sposizio del Mare. Le due comunità civili e religiose si incontrano per un fatto importante che non è solo la tradizione. Il sindaco, il primo cittadino di Cervia, Massimo Medeli. Ma è sicuramente, oltre alle tradizioni, al legame che ci lega con la nostra storia, è uno degli eventi principe sul quale la comunità si racchiude, anima e cuore, sentimento, pensiero, attorno a questo evento. Direi che non ci sono steccati di nessun tipo e tutta la città si riconosce nello Sposalizio del Mare. Io poco fa ho detto con Don Piero e anche con l'Arcivescovo, ricordo personalmente quando il primo cittadino di Cervia, insieme all'arcivescovo, insieme alle autorità, salì su quella barca di Penso e c'era Papa Wojtyła. Assolutamente, un episodio del 1986 che ci ha fortemente onorato e che in qualche modo ha suggellato l'importanza a livello internazionale di questo evento, di questa manifestazione che accomuna sia gli aspetti religiosi che gli aspetti civili. Oggi lei ha ospite un'altra città importante dove regna il sale. Sì, Margherita di Savoia, con la quale abbiamo stabilito un rapporto non solo di natura istituzionale ma di natura amichevole, che racchiude un po' tutte le nostre tradizioni che insieme porteremo avanti all'interno di questa associazione che abbiamo fondato, che è quella delle città del sale a livello europeo. Grazie signor sindaco e anche buon corteo. Fra poco, dopo la Santa Messa, ricordo, c'è la benedizione dell'anello, il corteo, il lancio dell'anello e il benvenuto a noi sta come romagnoli a darlo a Francesca Santobuono, che è assessore al turismo. Qui c'è anche il primo cittadino Margherita di Savoia. Sale chiama sale. Certo, siamo onorati di essere stati invitati come città ospite a questa manifestazione importantissima, la tradizione che vi rispecchia e ci accomuna il sale e il mare. E noi abbiamo la più grande salina d'Europa. Ho scoperto in questi giorni la più grande salina d'Europa, la seconda nel mondo, si dice, dicono le... Sì, sì, abbiamo più di 20 chilometri di saline, attualmente insomma gestite da un privato, però comunque anche noi come voi facciamo visite in salina e abbiamo anche spiagge attrezzate, siamo bandiera blu e bandiera verde, quindi ci accomunano tantissime cose. Qui c'è il nostro sindaco. Sì, dopo lo inquadreremo con tutte le autorità. Io voglio ricordare anche un fatto, Margherita, diciamo, è molto importante. Importante nella storia, oggi ha avuto anche una vocazione turistica, però imperniata sul sale. Sale è ricchezza. Sì, sì, sale oro bianco, così come voi avete chiamato anche voi il sale oro bianco. La Margherita nasce appunto dalle saline, i salinieri si è sviluppata la salina di Margherita di Savoia. Grazie assessore, abbiamo inquadrato, inquadreremo anche il primo cittadino. Io però vorrei invitare qui, se me lo permette, anche il presidente della provincia di Ravenna Cervia. Non casualmente c'è di Ravenna Cervia, è l'arcidiocesi di Ravenna Cervia, ma qui siamo in provincia di Ravenna, però lei rappresenta
signor Sindaco Michele De Pascale, anche tutti i primi cittadini, perché è presidente delle province d'Italia, se non mi sbaglio. Sì, sì, beh, è vero, lo Sposalizio del Mare è un evento importantissimo per tutta la provincia di Ravenna, è credo il simbolo dell'amore della nostra terra per il mare Adriatico, e quindi è un evento importante per tutta la comunità provinciale, quindi sono qui a rappresentarla con grande piacere. Che è una cerimonia religiosa ma anche civile, è una cerimonia che probabilmente non inizia nel 1445 con Pietro Balbo, ma già all'epoca dei Romani c'era questo tentativo di unire la fecondità con il mare, la ripresa turistica. Beh, diciamo, è una cerimonia che ha molti simili in Adriatico, da Venezia ad altre città, e affonda proprio le sue radici in questo rapporto inscindibile fra chi abita queste terre e il mare. Valeva per la pesca, per Cervia valeva anche per il sale, quindi era il mare, era l'unica, la grande fonte di sostentamento di tutta la popolazione, quindi sia le autorità religiose che quelle civili non potevano che tributare questo grande onore, e si continua a farlo anche oggi. E in un tempo come quello odierno, signor Sindaco, gravido di tanti temi, purtroppo in me anche in Europa, ma in Europa, come ci ha detto poco fa l'Arcivescovo, oggi si prega anche per la fine del conflitto. Assolutamente, la nostra è una terra che ha moltissime relazioni con l'Ucraina, con i luoghi colpiti, i nostri porti dialogano e lavorano con i porti ucraini da secoli, e quindi non possiamo, diciamo, che anche queste cerimonie, anche queste giornate non sperarle, non immaginarle come un dono di pace, però io lo dico sempre, di pace, di libertà e di democrazia per il popolo ucraino, perché serve la pace ma serve anche la libertà. Grazie Presidente e primo cittadino della città di Ravenna. Noi abbiamo tutte le autorità qui di fronte, poi abbiamo qui che arriva, dove mettete adesso? Mettete qui all'angolo, perché dopo noi facciamo le nostre interviste, vogliamo inquadrare anche il vessillo, è quello della Comunitas, vediamo che viene lì, della città di Cervia. Ci sono tante autorità. Fra poco avrà inizio la Santa Messa, celebrata e presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Ghizzoni, che è Arcivescovo Metropolita di Ravenna-Cervia. Come ci ha ricordato Don Pierre Laurent Carabantus, questa di oggi è la 578 edizioni dall'inizio del ricordo di questa basilica, di questa festività dedicata proprio al discorso dell'anello. Tra poco sarà, lo vedete inquadrato, non so se la regia riesce ad inquadrarmi il cuscino con sopra l'anello, il quale anello fra poco, dopo la celebrazione della Santa Messa, esattamente fra un minuto circa, sarà, poi si darà inizio, anzi penso che fra poco arrivi il corteo, e alla fine, alla conclusione, il corteo che attraverserà le vie principali di Cervia. Fino a poco fa avreste potuto ascoltare il rullo dei tamburi, perché è una gran festa qui nella città di Cervia. La cattedrale è di fronte, posta di fronte agli edifici comunali, quali edifici comunali sono pieni di bandiere dell'Ucraina, quindi oggi è un tempo anche di riconciliazione, come allora fu nel 1445 tra la città, le comunità civili e religiosi e il mare. Il mare significa che porta poi all'estate, porta al turismo. Pochi istanti e fra poco inizierà, vedrete sul fondo il coro, il quintetto d'archi, dopo vi parleremo, perché sentirete ed ascolterete le musiche molto importanti che accompagneranno questa Santa Messa. Ecco qui, noi fra pochi istanti inizieremo questa diretta. Ancora vi ricordo, siamo nella cattedrale di Cervia, la cattedrale di Cervia dedicata a Santa Maria Assunta. Per la verità il patrono è San Paterniano, e come ha detto Don Pier Cabantus, 1662-69, poi qui sono passati, qui tanta storia. Questa era la sede anche di una diocesi autonoma che poi è stata unificata con Ravenna. E qui ancora ricordo come dall'8 all'11 maggio 1986 Papa Wojtyła, oggi San Giovanni Paolo II, guidò tutta
la presenza in Romagna. Siamo in diretta, ecco qua, squillo della campanella, inizia la Santa Messa preceduta del Suo Eccellenza Monsignor Lorenzo Missoni. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, do il benvenuto a lei, do il benvenuto a tutte le autorità civili e militari presenti e in modo particolarissimo do il benvenuto al Sindaco e alle autorità di Margherita di Savoia che sono qui presenti e naturalmente anche alla Dama dell'Anello che è qui in mezzo a noi. Dopo 2 anni finalmente ci ritroviamo qui in Duomo per dare inizio allo Sposalizio del Mare in questa solennità dell'Ascensione del Signore. Ecco, chiediamo proprio che questo sia anche l'inizio di un nuovo corso della storia, non solo per la nostra città, ma per il mondo intero. Iniziamo la celebrazione di questa Eucaristia che ha al centro
uno dei misteri della fede cristiana, che è l'ascensione del Signore. Siamo sempre nel tempo di Pasqua, la liturgia ci propone queste scene dove Gesù si distacca dai suoi, sale al cielo, quasi proprio per affermare anche visibilmente che da ora in poi la sua presenza storica non sarà più con l'uomo di Nazaret, ma sarà una presenza con lo Spirito Santo. La vita della Chiesa sarà guidata dallo Spirito Santo, quindi è guidata dallo Spirito Santo. In questa celebrazione vorrei metterci una intenzione particolare. Vista la situazione che stiamo vivendo, vorrei chiedere al Signore il dono di uomini e donne che siano capaci di essere operatori di pace, e per essere operatori di pace devono essere capaci di essere portatori di giustizia. Non è semplice oggi, in questo momento, non è mai semplice laddove ci sono dei conflitti o delle guerre, ma al Signore chiediamo anche le cose impossibili. All'inizio di questa celebrazione chiediamo dunque perdono delle nostre colpe. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te. E noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove. Durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti, si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore con canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli,
fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io vi mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Parola del Signore. Gloria a te. Siamo qui per celebrare la festa, la solennità dell'ascensione del Signore. Secondo l'Evangelista Luca, questo è un momento importantissimo dentro nella sua visione della storia, che è anche la nostra visione, una possibile visione cristiana della storia. Cioè, c'è stato un tempo in cui il Creatore, Dio Padre, si è manifestato in molti modi, tanti, soprattutto attraverso
la creazione e poi attraverso i profeti e attraverso i patriarchi e coloro che hanno guidato il popolo di Dio e si è manifestato in molti avvenimenti. Poi c'è stato un momento privilegiato in questa storia quando è apparso il Signore Gesù a Nazaret circa 2000 anni fa e una presenza che è stata molto significativa per coloro che hanno saputo accoglierlo, vederlo come l'inviato di Dio, come il Messia e alla fine come il figlio di Dio. Questa presenza che è durata poco dal punto di vista almeno della missione, perché 2-3 anni forse è stato il tempo nel quale Gesù ha svolto la sua missione in mezzo al popolo di Israele, si è concluso tragicamente, drammaticamente direi, con la morte, ma alla morte subito dopo è successa la risurrezione e Gesù appare per un po' di tempo ad alcuni dei suoi discepoli, soprattutto a quelli che lo avevano conosciuto bene fin dall'inizio della sua missione, tra di loro naturalmente i 12 che lui stesso aveva scelto. E dopo alcuni incontri con loro per confermarli nella fede e nella risurrezione, Gesù, con una scena, diciamo così, che Luca ripete alla fine del Vangelo e all'inizio degli Atti degli Apostoli, per collegare questi due suoi libri importanti, Gesù si stacca dalla storia, dalla cronaca quotidiana degli uomini, ma da questo momento sarà presente un dono particolare, una presenza diversa di Dio che è la presenza attraverso il suo spirito. Mentre prima di Gesù la presenza di Dio era una presenza comunque spirituale, Dio non può essere visto, non può essere toccato, non può essere sentito con i sensi materiali. La sua presenza, come più volte i profeti hanno spiegato, è una presenza in spirito, ma vera, tanto che produce degli effetti nelle persone che credono. Con Gesù invece la presenza è stata una presenza anche fisica, storica, concreta. Il corpo di Gesù, come sappiamo, è morto, poi è risuscitato. E dopo la presenza dello Spirito è una presenza di nuovo interiore nella vita dell'uomo, una presenza che non si manifesta attraverso il cosmo, avvenimenti esteriori, non si manifesta attraverso dei cambiamenti straordinari nei suoi fedeli, in coloro che lo ricevono con il battesimo, con la cresima, ma c'è un cambiamento dall'interno. Nasce un uomo nuovo dall'incontro con lo Spirito di Dio, un uomo rinnovato che è capace di quella giustizia, di quella onestà, di quella verità, di quel bene, di quella solidarietà che l'uomo naturale desidera, ma non riesce mai a realizzare pienamente. La forza dello Spirito che viene data a coloro che credono permette di andare avanti in questo percorso e di diventare a coloro che credono uomini di giustizia, uomini di pace, di diventare operatori di una comunità nuova che permette a tutti di cominciare a realizzare quei valori che sono aspirazioni ma difficilmente realizzabili con le forze umane. Questo è un processo non semplice, non facile da avvertire, perché si scontra con le nostre difficoltà umane a lasciarci guidare dallo Spirito di Dio. Perché finché tutte le cose vanno bene è facile essere onesti, per esempio, ma in una società dove molti cercano il proprio interesse e non sono onesti è molto più difficile essere. In una società dove prevale la giustizia nei rapporti umani, nei rapporti tra i gruppi, nei rapporti sociali in generale, nei rapporti dell'economia o della politica, è molto più facile essere giusti anche personalmente. Ma laddove in una società questi rapporti di giustizia vengono via via trasgrediti in un modo o in un altro, il singolo è
messo in una condizione davvero di difficoltà. Occorre un certo eroismo ad essere giusti in una società ingiusta, ad essere pacifici in una società che è sempre in conflitto, ad essere onesti, sinceri in una società dove prevale la falsa notizia o dove prevale la disonestà. È per questo che noi abbiamo bisogno di questa forza interiore che si situa nella nostra coscienza, nel nucleo più intimo della nostra persona. E qui lo Spirito di Dio, che è Dio e che ha la forza, ha tutta la forza di Dio, si mette, come dire, a nostro servizio, a nostra disposizione. E se noi, con tutta la nostra libertà, decidiamo di lasciarci guidare in questo cammino, Lui ci assicura il sostegno, l'illuminazione, ci assicura l'ispirazione giusta, ci fa scegliere il meglio anche nelle condizioni davvero dove è più difficile sapere come ci si deve comportare. Ho detto all'inizio che vorrei dedicare una particolare intenzione in questa liturgia a chiedere al Signore il dono di coloro che sanno essere operatori di pace. Per la verità sappiamo bene che in tante parti della terra la pace non c'è. Le guerre più o meno forti, a maggiore o minore intensità, sono diffuse. I conflitti sono notevoli. Però, ecco, oggi siamo sfidati da una grande guerra che è vicina a noi e che coinvolge direttamente e indirettamente anche noi. Allora abbiamo bisogno che in un momento di questo genere non prevalga la paura da una parte, che genera progetti e disegni di guerra sotto il nome di difesa, e abbiamo bisogno anche di persone che non si lasciano vincere dal desiderio della vendetta, dell'odio, del restituire occhio per occhio, dente per dente, l'antica legge che si trovava nell'Antico Testamento e che Gesù chiede di superare. Ma il tradurre in pratica quello che è il comandamento nuovo del Signore, che dice, gli è stato detto, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amate anche i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, benedite coloro che vi maledicono. Ecco, questo è un livello così alto e così significativo che è ben difficile che noi, dal punto di vista umano, riusciamo a neanche a mettercelo come proposito. Eppure questa è la legge nuova che il Signore ha portato, e non l'ha portata solo a parole, ma ha dato la forza a noi di reggere, di resistere, di introdurre dentro, nei meccanismi umani che generano guerra, di introdurre atteggiamenti nuovi. L'atteggiamento del dialogo con il nemico non è assolutamente facile. Il dialogo si fa in due. L'atteggiamento della offerta di qualcosa che possa permettere di fare un passo in avanti, perché il dialogo cominci e cresca, bisogna cedere qualcosa per poter scambiare posizioni e arrivare via via a quello che sarebbe l'obiettivo, cioè la riconciliazione. Infatti, il nostro principale obiettivo, quando diciamo che vogliamo costruire la pace, è che bisogna tornare indietro, a prima della guerra. Bisogna tornare a quando ci sono state le violazioni della giustizia, per riportare condizioni di una giustizia possibile che permetta a tutti poi di fare dei passi in avanti. Ma c'è da ritornare indietro. Bisogna fare dei passi indietro per fare dei passi avanti. E così si può arrivare ad una conciliazione che nell'intenzione del Vangelo dovrebbe diventare una riconciliazione. Bisognerebbe arrivare a introdurre
anche nelle dinamiche umane, non solo il patteggiamento e una condivisione, una suddivisione di torti e di ragioni e anche di beni, uno scambio di beni, ma bisognerebbe arrivare a introdurre anche l'atteggiamento del perdono, perché prima o poi bisogna arrivare lì, altrimenti rimangono fissate nella memoria delle persone e dei popoli delle ferite che rigenereranno sempre il desiderio della rivincita, del fargliela pagare. Come hanno fatto a noi, così noi faremo a loro. Ecco, se non si introduce anche questo elemento di un perdono, che è il volere attivamente dimenticare delle cose che sono state fatte e che sono state subite, e se questo atteggiamento cresce e diventa reciproco, allora si spengono i fuochi della guerra. Tutto questo procedimento però chiaramente in un certo senso è contro una parte della natura umana, ma non è contro tutta la natura umana, perché dentro di noi ci sono anche i desideri invece della riconciliazione, del perdono, del recupero, del ripartire. In fondo desideriamo la vita, non la morte. Desideriamo far crescere la società, le persone, far crescere le famiglie, i figli, i bambini. Non desideriamo la distruzione dell'ambiente, delle nostre città e delle vite umane. Per cui dobbiamo puntare su questo aspetto positivo della natura umana che c'è in tutti, c'è anche nei nemici, c'è anche in coloro che sembra che vogliano solo la guerra. Dobbiamo imparare a rivedere quindi un po' i nostri atteggiamenti per non cadere nella trappola della violenza che genera violenza, della guerra che genera guerra, perché la conclusione, come dicevano gli antichi, sarebbe solo quella di fare un bel deserto e di chiamarlo pace. Chiediamo allora al Signore in questa Eucaristia questo dono, e in fondo faccio un piccolo collegamento, in fondo anche il gesto dell'anello gettato nel mare era un gesto di gratitudine verso le forze violente della natura che avrebbero potuto uccidere qualcuno, e invece il mare si è calmato e quell'anello è stato gettato come segno di gratitudine e di riconciliazione con le forze negative per poter ottenere altra pace, altra sicurezza, altra tranquillità, per poter vivere una vita serena e nella pace. Questo il Signore ci doni anche oggi. Reciteremo la professione, il credo secondo la formula antica detta degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo con gioia la nostra preghiera di lode e ringraziamento a Gesù, asceso alla destra del Padre, ma sempre vivo in mezzo a noi nell'amore dello Spirito Santo. Diciamo insieme: Signore Gesù, ascoltaci. Signore Gesù, ascoltaci. Per noi tua Chiesa, perché nonostante i nostri peccati e le umane fragilità, restiamo sempre il sacramento della tua presenza per tutta l'umanità, preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per la pace nel mondo, per intercessione della Santa Vergine Maria, Regina della Pace,
Illumina, o Signore, le menti e i cuori dei responsabili delle nazioni, in modo che cadano le armi e tutti i popoli possano godere di serenità, autentica giustizia e libertà religiosa. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per la nostra città di Cervia, che nella solennità dell'ascensione di Gesù celebra anche lo sposalizio del mare, perché tutte le sue componenti crescano sempre di più in una fattiva collaborazione e nella ricerca autentica del bene comune, preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per questa nostra assemblea radunata nel tuo nome, perché la nostra vita testimoni con i fatti l'intima certezza che tu sei e sarai sempre con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, preghiamo. Signore Gesù, o Gesù, donaci di percorrere nello spirito la via nuova e vivente inaugurata con il tuo sangue, per giungere accanto a te nella gloria del Padre e godere l'eterna gioia del paradiso, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ora, uno dei gesti che caratterizzano la messa dell'anello, e cioè viene portato all'altare il sale viene offerto all'arcivescovo prima della liturgia eucaristica. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra Eucaristia sia gradita a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo, Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione,
in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, presbiteri, diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo tutte le vittime delle guerre. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Facendoci voce di tutti i nostri fratelli e sorelle sparsi in ogni parte del mondo, ci rivolgiamo al nostro Padre dei Cieli e gli chiediamo che venga presto il suo regno di giustizia, di amore, di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. La pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per una corretta distribuzione dell'Eucaristia le indicazioni sono le seguenti. Sua Eccellenza distribuirà la comunione
a chi può e desidera riceverla, al centro qui della navata, io e un ministro straordinario invece ai lati della navata stessa. Mentre Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Ghizzoni, che presiede questa Santa Messa dalla Cattedrale di Cervia dedicata a Santa Maria Assunta, sta distribuendo la Santa Comunione, accompagnato nelle navate laterali da Don Pier Cabantus e da un ministrante, sentite tutto ciò e accompagnato in maniera deliziosa e stupenda dalla, è la Messa dell'Anello, questa come sapete, dal coro polifonico, quintetto d'archi Adda Novas, l'organo è quello di Fabrizio Di Muro, l'organista, la direttrice Monica Poletti. I canti che vengono eseguiti sono Agnello di Dio, di Araldi e poi Ave Verum Corpus, proprio in questo momento, di Mozart. All'inizio abbiamo ascoltato Bach e Haydn, quindi come vedete un cartello molto importante accompagna questa Santa Messa detta dell'Anello in occasione dei 578 anni, quindi edizione 578 dello Sposalizio del Mare. Siamo nella Cattedrale di Cervia, dedicata a Santa Maria Assunta.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Prima di impartire la benedizione finale della Santa Messa, l'Arcivescovo consegna alle fornarine e al sindaco il dono del pane dell'assenzia, del pane dell'ascensione. Questo è un gesto molto importante, questa che è la cerimonia dell'assenzia, che è quella dell'ascensione, la consegna del pane che è segno di fecondità da parte di Monsignor Vescovo al primo cittadino di Cerve, così come la consegna dell'anello. Fra poco, dopo la benedizione dell'arcivescovo, inizierà il corteo che porterà il Signore sia con voi sul canale. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Proprio sul porto canale per dare poi la cerimonia, dall'inizio della cerimonia dell'anello. E la regina Cili di Hackinger, questo è il coro polifonico del quintetto d'archi Ad Novas, l'organo Fabrizio Di Muri, il direttore Monica Poletti. Una cerimonia molto interessante e importante. Nelle fasi finali avete visto la consegna dell'anello da parte dell'arcivescovo e poi l'assenzia. L'assenzia, che è una cerimonia particolare, il giorno dell'ascensione, la consegna del pane alle autorità civili, al primo cittadino di Cervia. Noi, è stato molto interessante questa giornata, anche se il tempo non è del tutto clemente, però si conclude la giornata e io ricordo a voi
Questa era una diretta dalla cattedrale di Cervia in un orario inusitato, quale quello da ore 15.45, mentre da domenica prossima torneremo sempre domenica prossima all'orario alle 10.45 esattamente da Lugo, da San Francesco di Paola. La domenica di Pentecoste celebrerà la Santa Messa Monsignor Carlo Sartoni, ripeto ancora, da Lugo, la chiesa di San Francesco di Paola, e siamo nella diocesi di Imola. In questo momento il pubblico si sta recando lungo il Porto Canale per la conclusione della giornata dello sposalizio del mare. Ringrazio tutti voi, auguro una buona domenica e una buona serata.